Gentili amici di Wild Hunters, salute a voi, ben ritrovati a questo mio nuovo appuntamento con la rubrica One Man Band, dedicata a uno dei cacciatori più famosi, o meglio resi più famosi tra quanti hanno operato nel secolo scorso. Si tratta del colonnello John Henry Patterson, reso famoso appunto da Hollywood, da un film che ha vinto un Oscar che voi sicuramente conoscete molto bene, che si intitola Spiriti nelle tenebre, impersonato appunto il suo personaggio da Val Kilmer, con attori famosi. Questo film, infatti, c'era anche Michael Douglas, vincitore appunto di un Oscar, che raccontava una storia vera che Patterson aveva scritto in questo libro, I mangiatori di uomini di Tsavo, che io ho tradotto in maniera integrale e che purtroppo Hollywood ha profondamente cambiato. Infatti, se si fossero attenuti alla storia vera, forse avrebbero fatto un film ancora migliore, seppur dobbiamo dire che quel film è un film molto bello e spettacolare. Però, a parte questo grande film e questo dibattito che si è acceso appunto sul modo che il regista e gli sceneggiatori hanno preso la vera storia di Patterson, qui sono a raccontarvi la vera storia del colonnello Patterson. Vi dirò chi era e perché si è ritrovato nel mezzo di questa allucinante storia dei mangiatori di uomini di Tsavo e il suo coraggio, e tra l'altro ha avuto avventure nella sua vita che ne fanno un personaggio davvero unico. E tra l'altro vi dico che non, quello degli Spiriti nelle Tenebre non è stato l'unico film che ha parlato di Patterson, ma ce n'è stato un altro molto famoso, che è basato su un racconto di Ernest Hemingway, che appunto Hollywood fece un film famoso che si intitola Breve vita felice di Macomber. Quindi il personaggio Patterson è un personaggio, diciamo, famoso sotto più punti di vista, e adesso, quando vi racconterò la storia del colonnello Patterson, ve ne renderete conto. Adesso, prima di parlare della sua vita e della sua avventura con i mangiatori di uomini di Tsavo, vi faccio vedere alcune foto del colonnello Patterson e alcune foto appunto che lui aveva fatto dei due leoni mangiatori di uomini, che poi hanno ispirato appunto il film Spiriti nelle Tenebre, e alcune diapositive appunto di questo film. Vi ricordo inoltre che questo film è disponibile su DVD e quindi ve lo potete naturalmente andare a vedere, così come è disponibile il mio libro I mangiatori di uomini di Tsavo, traduzione integrale appunto della storia di Patterson. Thank you.
Eccomi di nuovo a voi, per introdurvi questo leggendario personaggio. Allora, John Henry Patterson nasce il 10 novembre sotto il segno dello Scorpione del 1867. Nasce in Irlanda. L'Irlanda, è la culla dei più grandi cacciatori, della storia. E che nascono, diciamo, nell'arco di 50-60 anni proprio in questo stato che ha dato appunto i natali a personaggi famosissimi come John Pondoro Taylor e come Bell e come tantissimi altri che avrete modo di conoscere appunto nei miei video della rubrica One Man Band. Infatti, se andate a vedere, ho già fatto alcune trasmissioni su Jim Corbett, ad esempio su George Rushby e su appunto Caramojo Bell. Nasce appunto in Irlanda e fu innanzitutto un ufficiale militare che entrò molto giovane nell'esercito inglese e si specializzò, prese la laurea in ingegneria e si specializzò nella costruzione di ponti. Ed è proprio questo. Questa sua specializzazione, questo suo anche talento che aveva, perché fu dotato di grandissimo talento, che poi lo vide coinvolto nella costruzione del ponte sul fiume Tsavo, che poi fu teatro dell'avventura, che, vi racconterò. Però non fu solo questo, infatti, dopo, finita la carriera militare, fu una guida di caccia professionista, un professional hunter, fu poi. Dopo una buona carriera come appunto guida di caccia professionista, l'amministrazione britannica coloniale lo istituì di una grande carica che era capo guardia parco dell'intero protettorato dell'Africa orientale, pensate, e fu anche un attivo sionista. Infatti, come combattente, come militare, combatté nella guerra boera e nella prima guerra mondiale. Fu amico intimo di Benzion Netanyahu, il padre dell'attuale primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, e addirittura fu il padrino del primogenito di Benzion, il tenente colonnello Yoni Netanyahu, che era comandante della forza d'élite israeliana Sayeret Metcal, che è la forza, diciamo, semisegreta che appoggia il Mossad e lo Shin Bet, quindi i due servizi segreti, quello ufficiale e quello un po' più addirittura più nascosto. E rimase vittima il 4 luglio del 1976, fu l'unica vittima della famosa Operazione Entebbe in Uganda, che fu un'operazione che, vi ricordo, vide protagonisti dei terroristi palestinesi o dei patrioti palestinesi, come si voglia vedere la questione, che dirottarono un aereo, se non mi sbaglio, dell'Air France e lo dirottarono in Uganda, a Entebbe. E il governo israeliano, che era presieduto da una famosa donna, Golda Meir, decise di affidare al Mossad e ai Sayeret Metcal una rescue che rimase famosa nella storia. Partirono appunto da Israele, furono paracadutati, atterrarono lì vicino all'aeroporto e portarono via, riuscirono a portare via tutti gli ostaggi, lasciando sul campo soltanto Yoni Netanyahu, un coraggioso soldato comunque. Poi nel 1906, durante un safari nell'area di Tsavo, Patterson uccise un'antilope della specie Eland che giudicò avere delle caratteristiche morfologiche particolari che non si erano mai viste, tant'è che poi quest'antilope fu da una commissione scientifica fu dichiarata una quarta specie della Eland. Infatti, uno scienziato, Lydekker, che era membro del British Museum, la chiamò Taurotragus oryx pattersonianus in onore appunto di Patterson, del suo scopritore.
Poi dal 1907 al 1909 Patterson fu capoguardia parco del protettorato appunto dell'Africa orientale, una esperienza bellissima che lui descrisse in un secondo libro che appunto scrisse, che si chiama In the Grip of Nika, quindi nella morsa del Nika. Nika è una parola swahili che vuol dire bush, savana, d'accordo? Sfortunatamente per lui, in questo periodo, durante un safari di caccia organizzato per un caporale dell'esercito inglese, un certo Audley Blitt, che era accompagnato da sua moglie Ethel, la reputazione di Patterson, fu intaccata profondamente. Infatti, cosa successe? Successe, la morte misteriosa di Blitt, e naturalmente altrettanto misteriosa fu la frettolosa sepoltura che Patterson dette al suo collega e compagno d'armi Blitt. Ora, la vera causa della morte di Blitt rimarrà per sempre un mistero. L'ipotesi che è stata più accreditata era quella del suicidio, perché Patterson non era presente nella tenda di Blitt quando si udì lo sparo, ma ci furono testimoni, tra l'altro c'è la testimonianza di un ranger che lo aveva insieme a lui, ma con lui c'era la moglie, la quale cominciò a gridare, uscì fuori e trovarono appunto il cadavere del povero Blitt, che però fu ucciso di sicuro da un fucile a canna liscia. Ora, che cos'è che dette adito al discredito di Patterson? Fu il fatto che lui doveva andare al posto di polizia più vicino e fare tutte le procedure. Invece provvede alla sepoltura immediata di Blitt e continuò il safari, una cosa sinceramente molto insolita. E naturalmente, dopo poco tempo, Patterson rientrò in Inghilterra con la signora Blitt. Il fatto che, sebbene non provocò a Patterson nessun tipo di incriminazione né di mozione di censura diretta, naturalmente questo influenzò negativamente per diversi anni il suo rapporto sia con l'alta società britannica, ma sia anche con i vertici militari, d'accordo? E ad acuire questa influenza negativa sicuramente concorse enormemente il film di cui vi ho parlato, che in lingua originale era The Macomber Affair, un film del 1947 che era basato appunto sul racconto di Ernest Hemingway, che era intitolato Breve vita felice di Francis Macomber, che il famoso scrittore americano scrisse appunto ispirandosi ai fatti avvenuti a Patterson, alla coppia Blitt durante quel maledetto safari. Ora, nel marzo del 1909, Patterson adottò un figlio che chiamò Brian e che fu cresciuto da lui e dalla sua moglie Frances Helena, quindi non dalla signora Blitt, e lo crebbero come un vero figlio loro. Anche qui una sorta di leggenda narra che Brian fosse il figlio illegittimo avuto da Patterson con la vedova Blitt. Ma verosimilmente fu il figlio della coppia Blitt che Patterson decise di adottare per motivi di carità e lealtà, due virtù che il colonnello aveva già ampiamente dimostrato a Tsavo nei confronti dei lavoratori del ponte e numerose altre volte durante la sua vita e la sua carriera militare, tant'è che lui si guadagnò importanti onorificenze militari al valore come la Distinguished Service Order. Poi, nei primissimi anni 40, Patterson si trasferì in California e subito dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il governo inglese stranamente interruppe il riconoscimento della sua pensione di guerra con una puerile scusa, quella di non essere più in grado di garantire il trasferimento dei fondi negli Stati Uniti. Pensate voi. E questo fatto causò nella vita di Patterson un certo grado di incertezza economica e anche di delusione, di profonda delusione professionale, personale e militare. E una delusione che lo accompagnò poi fino alla morte, che avvenne il 18 giugno del 1947. Patterson,
quindi ebbe una vita piuttosto segnata da fatti importanti, suo malgrado, e naturalmente non posso esprimere certamente un parere personale su questo, sugli avvenimenti, soprattutto della morte del caporale Blitt, perché appunto rimarrà comunque tutto un grande mistero. Un mistero che lui avrebbe sicuramente potuto evitare di alimentare se avesse, appunto, se si fosse recato al posto di polizia immediatamente senza dover andare avanti con il safari. Comunque, al di là di questo, dai libri che ho letto e che uno ne ho tradotto, è sempre venuta fuori una virtù di Patterson, il coraggio sicuramente, la determinazione, coraggio e determinazione insieme. Poi un'altra virtù che, nonostante fosse un ufficiale inglese di vecchio stampo e un ingegnere capace, molto capace, ebbe sempre un enorme rispetto per le maestranze, per la popolazione nera, e per le maestranze appunto indiane che lavorarono al ponte. E si assunse sempre tutte le responsabilità, e quindi lasciate perdere quello che avete visto nel film Spiriti nelle tenebre, non fu assolutamente aiutato da nessuno. Il personaggio Remington, che è stato impersonato appunto da Michael Douglas, non è mai esistito nella storia. Nessuno lo aiutò, fece tutto da solo con il suo amico e collega Abdullah, che perse la vita, fu divorato da uno dei leoni di Tsavo, quindi se la vide veramente brutta e fu veramente un grande nell'affrontare da solo tutte le difficoltà, tutte le difficoltà che i leoni di Tsavo gli dettero. E per quanto riguarda la storia dei mangiatori di uomini di Tsavo, vi lascio alla mia puntata One Man Band che ho dedicato per i libri più famosi di caccia della storia, in cui appunto ho raccontato nei particolari tutta la storia e naturalmente la potete vedere questa puntata sul mio canale Wild Hunters OMB gratuitamente, e quindi vi rimando a questa storia. Io ci tenevo a parlarvi di Patterson per darvi una idea del personaggio che sta dietro le storie famose, e dare appunto lustro ad un uomo che si è sempre preso le sue responsabilità, anche se probabilmente ha commesso un piccolo errore, e questo lo rende più umano e più dignitoso agli occhi di tutti i cacciatori del mondo. Bene, signori, vi aspetto per una nuova puntata della nostra rubrica One Man Band. A prestissimo.